gioco delle coppie, Matrimonio Edition. Le regole del gioco sono molto semplici. La nostra concorrente, attraverso alcune domande, dovrà conoscere i suoi tre pretendenti, Alessandro Cattelan, Alessandro Matri e una guest star dal mondo sportivo. In base alle risposte, dovrà poi scegliere il suo preferito e non sappiamo se sarà quello che, con cui già convive. Prima di iniziare, direi che possiamo iniziare con la presentazione di Federica. Federica viene da Roma, ha 27 anni, fa la modella e la conduttrice televisiva. Le sue grandi passioni sono la moda e la danza, giusto? Ci siamo, dai, bella presentazione, me la prendo. Benissimo. Vediamo invece i tre pretendenti di Federica. Il primo è George. George è nato negli anni 80, è un grandissimo appassionato di calcio e si autodefinisce un vero bomber. Ok. Il secondo è Orlando. È nato negli anni 80, è un grandissimo appassionato di calcio e si autodefinisce un vero bomber. Anche lui. Il terzo si chiama Brad. È nato negli anni 80, è un grandissimo appassionato di calcio e forse ti sorprenderà, ma si autodefinisce un vero bomber. Ah, vabbè, quindi dove casco casco, va bene, no? Caschi bene, esatto. Adesso noi iniziamo col gioco, ovviamente poi in palio ci sarà un bellissimo viaggio per due. Adesso tocca a te fare le domande e capire poi chi dà le risposte più interessanti. Vediamo, per te. Va. Prego. Allora, per un problema personale, ultimamente tua moglie è molto ansiosa e ha messo su un paio di chili. Una sera la trovi davanti allo specchio che si osserva di profilo e ti chiede: mi trovi ingrassata? Domanda, tu come rispondi? Domanda cruciale, inizia George. Tesoro, ma come sei tonica? La palestra dà i suoi frutti. Orlando? Amore, non so se sei ingrassata, ma così stai da Dio. Non male, se la sta giocando. Sentiamo Brad. Orlando è un ruffiano, comunque. Io alla domanda mi trovi ingr... sono già in Francia. Comunque, devi stare attento a dare delle risposte, no? Quindi io, vabbè, io scelgo sempre George. Sempre George. E quindi siamo 2-1 per George, con Brad ormai staccatissimo. Ultima domanda. Mi fai un complimento? Amore, sei più bella di un gol al 97esimo. Mamma mia. No. Orlando? Ma questa risposta davvero bomber. Amore, era meglio star con te che andare a vedere la finale di Champions. E adesso Brad. Io, avendolo appena subito, ti assicuro che sei più bella di un gol al 97esimo. Bene, è il momento. È il momento della scelta. Che dirti? Mamma mia. È il momento cruciale. Qua è difficile, eh? C'è tensione? Ma ci ho preso un pochino? No! Vabbè, io voglio George! Vuoi George? Abbiamo George! Meno male! Maria! Ma c'era tutto! Non si teneva! C'era tutto un meccanismo di svelamento, prima uno, poi l'altro, non ci ha capito più niente, è andato! Vieni qua, George!